sei? Ah, sì, a quanto pare sta funzionando. Ah, ma papà, mio Dio, c'è Goldie che sta mangiando la mamma. Ehi, la Stormo, sono felice di presentarvi la scelta di Jenny. Jenny, che è la doppiatrice di Violet e di Dolcetta. Cosa si prova se io prendo qualcosa di caro a lui? Dalle 5 alle 5 e mezza sposterà uno di voi a caso sul Discord, così che potrete aver modo di chiederle qualsiasi cosa voi vogliate. Quindi preparatevi bene la domanda e alle 5 andate nella stanza alla scelta di Jenny. Non vi rimarrà altro che incrociare le dita, perché da un momento all'altro Jenny potrebbe spostarvi per parlare appunto con voi. Ah, e inoltre andate a leggere il regolamento, perché ci saranno appunto domande che non potrete fare, ma la maggior parte delle domande potrete farle a Jenny. Ebbene sì, sarà ogni giorno. E niente, praticamente nostro figlio per il momento sta bene, cioè non ha avuto alcun tipo di problemi, signor Noob. Ok, ma scusatemi un attimo, Dolcetta? Sì, dimmi, capisco che cosa... Scusami un attimo, ma non è una cosa, ma tu glielo stai dando il latte di tuo figlio? Sì, gli stiamo dando il latte, perché? Sì, gli stiamo dando il latte, ne abbiamo preso un sacco. Ma no, oh mio Dio, non il latte quello del mercato, il latte tuo, delle tette! Il mio latte, ma non ho mai allattato i bambini anche. Sì, no. Ma che grande errore! Proprio i bambini devono prendere tante proteine dalle latte delle mamme, anche perché così si vedranno molto, molto più familiare con la mamma e con il suo corpo, e quindi di conseguenza avete di rimediare. Aspetta, Noob, ma non per forza, non è scritta da nessuna parte questa cosa. Ad esempio, mia mamma... Ci sono delle leggi. Mia mamma mi ha allattato, cioè non mi ha allattato, perché semplicemente poteva perdere dei gradi nell'occhio. Ok, ma quello è diverso, Dolcetta non ha problemi di vista, mentre è proprio per questo momento no. Dovrebbe appunto prendere del latte a sbrisare, cioè voglio dire, a Goldie, dalle sue enormous tette. Mamma mia, cioè hai una quinta abbondante, ma adesso non gli devi fare il latte. Ho capito. Beh, ha fatto due figli, cioè, anche se Sbriserino è stato adottato. Va bene, comunque, Noob, magari hai ragione, ora ci pensiamo, vediamo un attimo, anche perché... Sì, ma è una roba da mamma, dovrebbe farlo per forza. Sì, hai ragione, Noob, va bene, ti ringrazio. Ok, ci provo. Va bene, vi apro, Noob. Però mi raccomando, dai, attenti, perché non, con il seno non si scherza. Va bene, grazie, Noob, okay, ciao. Sì. Ok. Ciao, Noob. Spri, no, non hai capito. Io ho già comprato il latte. Ho preso tantissimo. Ok, l'ho capito, però... Vabbè, ha preso tantissimo. Al massimo lo si dà ai più bisognosi, il latte, oppure magari anche a quelli del vicinato. Non ci stiamo capendo, Spri, non ci stiamo capendo, vieni con me. Cosa non ci stiamo capendo? Non sto capendo io te, vieni che cosa... Me. Io non ho mai allattato un bambino, mi sono preparata per questa evenienza. Ok, cioè in che senso per questa evenienza? Dal fatto che devi allattare? Vieni. Fammi capire, ma poi scusa, non lo sapevi? Già ho comprato tanto latte. Ma che diavolo, ma dove l'hai preso? Ma sei andata a derubare un supermercato? Ma ho fatto la scorta, cioè. E mio Dio! Sì, ma. Quello senza zucchero, senza lattosio, quello HD, quello. Ma scusami un attimo, ma si saranno almeno sciupate 300 mucche, sciabolette. Vabbè, dai, comunque, in ogni caso, l'importante è che non sia proprio così tanto... Cioè, almeno, cioè, no, possiamo dare un po' di latte ad ogni singolo vicino, cosa che c'è. Non hai capito nemmeno ora. Ma che diavolo? Cosa? Io ho comprato un sacco di latte. No, ascolta, ma quanto hai speso? Ma poi scusami un attimo... Ma poi può scadere il latte, tu lo sai, tu hai visto la data di scadenza? No, ma mi mangia solo latte ora, e anche noi mangiamo latte, quindi... Mangiamo, si beve al massimo il latte, si mangia il latte quando è scaduto, sciabolette, quando diventa burro. Comunque, in ogni caso... Cosa faccio adesso? Allora, fammi spiegare. Innanzitutto, quando dovrebbe essere? Sì, stasera, è che Ivy deve venire a dormire a casa nostra. Vabbè, comunque, ascoltami un attimo. Puoi andare ad allattare tuo figlio, ok, Goldie. Provare a farlo ad allattare, ok. Però magari non farti vedere dagli altri, perché sai, abbiamo dei figli, magari, non lo so, non vorrei bloccare un attimo la crescita. Ecco. Dovrebbe essere una cosa normale, però sì, lo so che non sono abituata. Appunto, quindi... è normale, cioè, nel senso, tutte le mamme lo fanno, solo tu non l'hai fatto. Perché non glielo dici tu di stare in camera, insomma? Ok, mentre tu vai a prendere Goldie, vai a metterti lì di spalle. Attenta magari se c'è qualcuno che ti fissa, ok? Perché non vorrei che adesso, non lo so, sai come sono fatti senza zio Rucco. Però tu dillo a loro. Va bene. Ok. Spiserino! Sì, papà! Stavo un attimo controllando le news della PlayStation 5. Sì, perché dopo lo scherzo che mi hai fatto davvero non so se riuscirti a perdonare facilmente. Sì, ascolta un attimo, scusami, Spiserino. Ah, pesce d'aprile era. Sì, comunque, che cosa vuoi?
poi? Praticamente c'è Dolcetta che sta in buona sostanza andando ad allattare Goldie, ok? Sì. Quindi non... In che senso allattare? Hai presente nei film, no? Che tipo le mamme allattano tipo il bambino dal... Ah sì, dalle tette... No, sì, ok, quella parola lì. Sì. Ecco, la mamma lo sta facendo adesso. Ma a me non mi ha allattato, perché? Perché tu appena ti abbiamo incontrato avevi 9 anni, adesso ne hai 10. Hai ragione, papà, però neanche Dolcina. Sì, perché Dolcina in realtà era messa un po' come te, solo che, sai, con la pozione di noob, poi è diventata grande, adesso sai com'è. Sì, beh, in effetti, ok, ci vediamo, ciao papà, non ci tengo a vedere la mamma in quella maniera. Sì, va bene, ciao, spiserino, ciao ciao. Ok, va bene. Vabbè, no, dai, Dolcina, non ha senso andargliela a dire. Ok, già Dolcetta sarà andata sicuramente di sotto, andiamo a vedere. Ok, questo stia funzionando allora. Funziona, Dolcetta? Okay, Bri, dove sei? Ah, sì, a quanto pare sta funzionando. Ah, ok, va bene, io me ne vado a fare altro perché... Ok, io la faccio mangiare. Ok, va bene. Ehi, papà! No, aspetta. No. Che cos'è il cane? Aspetta, devo parlare un attimo alla mamma. Mamma, lo sai che è uscito un nuovo film di... No. Oh! Ma papà, mio Dio, c'è Goldie che sta mangiando la mamma. Oh, mio Dio! No, non la sta mangiando. È normale. Sì, sta... sì. Mangiando lui il latte. Dolcina, vieni qua, vieni. Dolcina, sì, vieni. Vieni. Oh mio Dio. Lo so, forse Spicerina aveva ragione. Effettivamente. Sì, hai ragione, Dolcetta. Forse Spicerina aveva ragione. Spero che Goldie è un demonio. No, vieni da questa parte, ok. Dobbiamo chiarire un attimo le cose, Dolcina. Oh mio Dio, lo sto mangiando. Perché la sta mangiando, papà? Ma poi soprattutto non mi sta mangiando, Dolcina. Allora, ascolta, Dolcina. Allora. Oh, sciabolette. Vieni qua. Sì, che cosa c'è, mamma? Che cosa c'è? No. Allora, tu devi capire che dentro il come si dice? Il... Come cavolo posso spiegartelo? Hai presente? No. Che cosa? Hai presente tipo che il petto delle ragazze? Sì. È più grosso? Sì. Ecco, ti sei mai domandato il perché? No, perché c'è anche una funzionalità. A quale? Ovvero quella... Per differenziarsi dai maschi? No. Praticamente, quando appunto una mamma, ok, partorisce un bambino. Sì? Praticamente queste due sacche si riempiono di latte. Ah, c'erano delle sacche, le può togliere? No. Che cosa accade? Praticamente queste sacche si riempiono di latte e con il latte tu ci sfami i bambini. Perché tu sei stata presa già subito dalla pozione di noob. Quindi la mamma non ha mai avuto bisogno per te. Essendo che già dalla più tenera età hai iniziato a mangiare, insomma, normale come tutti gli altri. Ah, ho capito. E quindi, mio Dio. E allora, quando io parto di rompere le mie mani, mio Dio. Sì, beh, cioè a priori crescono, però poi... Oh, mio Dio, no, non voglio. Ma che significa non vuoi? Non voglio che mi esplode il petto. Non ti esplode il petto. Oh, sciabolette. Dolcina, ascolta. Io ti ho spiegato quello che potevo riuscire a spiegarti. Magari da più grande, appunto, capirai meglio. Ok. E niente, fai quello che devi fare. Non lo so, che cosa stai facendo? Allora, mi sa che adesso mi metto un attimo nel letto, un attimo sconcertata. E mi sa che mi sono un attimo bloccata la crema. Ok, ciao. Sciabolette, Dolcetta ancora. Lo so, ma sto fame, io che cosa posso fare? Secondo te perché ho comprato così tanto latte? Sì, in effetti mi hai ragione. Mi sta ammazzando. Vabbè, basta che non ti sciupa del tutto perché altrimenti qua. Ok, va bene, io invece vado un attimo a... Porca miseria, Spark, ascoltami. Spark, tu che sei la persona... Credo che sei la persona più intelligente di tutto questo intero quartiere. Sciabolette. Come... Oh mio Dio, mi sa che ho fatto un attimo a scioccare Dolcina.
Ok, sì, sì, basta inventarmi le parole. L'ho fatto io il verso, sì, l'ho fatto io il verso, sciobolette. Perché mi sto inventando, non lo so, che gli animali parlano, sciobolette. Oh mio Dio, 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 mio Dio. Ok, vabbè, vediamo un attimo se ha finito, dolcetta. Dolcetta, hai finito? L'hai portato già? Sbri, sì, l'ho portato su, gli ho fatto fare un ruttino, però... Aia, fa un po' male. Ah, sì. Devo essere onesta. Perché magari devi un attimo bilanciarlo, insomma, non sarà so adesso. L'abitudine, magari. Sì, appunto. Ma poi, sciabolette, ma non capisco, cioè, dovrei mettermi a vedere un attimo la differenza tra il latte materno, cioè quello appunto... O il latte tipo normale. Perché secondo me il latte quello normale, anzi, ha più caratteristiche proprio perché gliele implementano, sai com'è? Potrebbe, però non lo so, ho letto anch'io da qualche parte che il latte della mamma è... Il latte della mamma, sì, beh. Dovresti comunque andare a cercare. Sì, in effetti hai ragione. Ah, a proposito, mi sa che ho bloccato la crescita dolcina. No, cosa? Non posso notare anche a lei, Sbri. Aspetta, no, non è quello, non è quello fatto. Vallo un attimo a controllare. Vai. Dolcina. Mamma, mamma. Dolcina, tutto ok? Mamma.